Arriva a Napoli il concorso Edison Pulse, rivolto a start-up e giovani talenti, che mette in palio 195.000 euro per le idee più innovative nelle categorie Internet of Things, Low Carbon City e Sharing Economy. È stato presentato nella sala giunta di Palazzo San Giacomo con il sindaco Luigi De Magistris ed è stata anche l'occasione per illustrare i progetti di 5 start-up campane e confrontarsi sui temi dell'innovazione con esperti del settore. Ai giovani manca forse un contesto sociale complessivo che permetta effettivamente di sviluppare le loro potenzialità a casa, e questo è un po' compito di tutti quanti noi, delle istituzioni e delle imprese, di aiutarli nel poter permettere di mettere a frutto lì dove vivono, lì nel territorio che conoscono, quelle che sono le loro potenzialità, che sono potenzialità poi enormi. Giunto alla terza edizione, il concorso ha coinvolto negli anni precedenti oltre 1.000 studenti, start-up, organizzazioni no profit e centri di ricerca, finanziando complessivamente i progetti vincitori con 500.000 euro. In palio, oltre al premio in denaro, c'è anche un'attività di incubazione per le proposte più all'avanguardia ed una campagna di comunicazione a cura di Edison per dare visibilità ai progetti. Sono tantissimi. Tantissimi che decidono di investire a Napoli, lo fanno con competenza, con coraggio, con rischio d'impresa, con qualità, con passione, e rappresentano le start-up della creatività, dell'innovazione tecnologica, con grande rispetto dell'ambiente e della natura. È un modo diverso di fare impresa. E Napoli sarà un modello anche per questo, perché sta costruendo un nuovo modo di fare economia, anche in un rapporto corretto con l'amministrazione locale, quindi un nuovo modo di rapporto tra pubblico e privato tradizionalmente intesi. E io sono molto grato a tutti questi giovani, anche se visto dai progetti che hanno presentato oggi, ma sono tantissimi, ormai sono migliaia le esperienze nei nostri territori. Poi chiaramente l'obiettivo deve essere quello per noi tutti di essere sempre più attrattivi, capaci di organizzarci bene, di comunicare le cose buone e di far sì che la migrazione di un cervello possa essere un'opportunità della vita, ma non una necessità. Nelle tre categorie rientrano progetti improntati al dialogo intelligente tra strumenti e oggetti di tutti i giorni, proposte per migliorare la vivibilità delle città attraverso l'efficienza energetica, lo snellimento del trasporto urbano o il riutilizzo delle risorse, ed iniziative per sfruttare al meglio o realizzare nuove piattaforme social di condivisione, scambio e vendita di beni e servizi. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 aprile sul sito edisonpulse.it, dove è possibile scaricare il bando rivolto a start-up e a team informali composti da almeno 3 persone. La possibilità anche di farsi conoscere al di fuori dell'Italia, e quindi credo che sia responsabilità di una grande impresa come Edison, che tra l'altro è stata 130 anni fa una start-up a sua volta, visto che ha realizzato la prima centrale idroelettrica in Italia, e quindi penso che sia molto utile trasferire un po' di questa esperienza che abbiamo a chi è più giovane. Puntiamo su Napoli perché sappiamo che c'è un'università importante, che ci sono tantissimi giovani in questa città e tantissimo ha bisogno di lavorare, e quindi crediamo che dare una mano alle start-up campane possa poi tornare utile a tutti.